Beh, intanto oggi ragazzi è la vigilia, eh? È la vigilia perché domani poi si gioca, domani si gioca la finale di ritorno di YouTuber League e giocheremo a Napoli, più precisamente a Scampia, quindi se siete nei dintorni e tifate Juventus o tifate Napoli e avete voglia di vivere una serata all'insegna del contenuto, del divertimento e dello sport, beh, vi aspettiamo per assistere a questa partita, speriamo di poter alzare una nuova coppa, un nuovo trofeo anche domani sera, sarebbe veramente una bella soddisfazione, devo dire la verità. Ne avrei anche bisogno in un momento come questo. Quindi domani ci vediamo a Napoli, nel caso. Ieri, ragazzi, sono arrivato un po' troppo in fretta, perché quando vi ho parlato di queste voci dalla Spagna inerente alla Superlega, mai mi sarei immaginato che Juventus poi avrebbe pubblicato un comunicato ufficiale, che adesso andiamo anche a leggerci, dopo qualche minuto, per cercare di smentire qualcosa e confermare qualcos'altro, perché Juventus a Torino 6 giugno 23, con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa odierna, Juventus informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due club che, come Juventus, non hanno esercitato il recesso al progetto Superlega, quindi Barcellona e Real Madrid, al fine di avviare un periodo di discussione tra i club avente ad oggetto l'eventuale uscita di Juventus dal progetto Superlega. La società procederà alle eventuali comunicazioni dovute ai sensi di legge, bla bla bla, precisando che molte delle ricostruzioni riportate dalla stampa circa i contenuti della comunicazione, ivi incluso qualsiasi riferimento a presunte minacce ed eventuali sanzioni da parte della UEFA, non corrispondono al vero. Questa è la posizione della Juventus a proposito della Superlega, di tutto quello che è accaduto nella giornata di ieri. Allora, ragazzi, abbiamo diverso materiale sul quale lavorare, da poter discutere, da poter commentare tutti insieme. Io parto anche da un tweet, sarà molto questo video inerente ad alcuni tweet perché mi hanno aperto un po' la mente alcune cose e alcune cose che ho letto le ho condivise a maggior ragione, quindi saluto l'amico Mike Fusco che dice disaster class, perché per 20 anni la Juventus ha subito degli attacchi mediatici da più parte, da più posizioni, eppure facciamo un comunicato ufficiale per smentire le minacce. Allora, partendo dal presupposto che questo è un tweet assolutamente juventino, cioè proprio è un tweet che condivide al 100% il tifoso della Juventus, difficilmente un tweet che condivide invece il tifoso di un'altra squadra. Voglio cercare di arrivare al succo della questione, cioè perché mai Juventus dovrebbe andare a smentire queste eventuali minacce, potenziali minacce di cui si era parlato anche nei giorni scorsi? Perché proprio adesso ricorderete che nelle settimane seguenti, nelle settimane precedenti, anche Gazzetta aveva ipotizzato, no, questa sorta di minaccia, ricatto della UEFA: se non esce dalla Superlega, allora 1 o 2 anni di esclusione dalle coppe europee. Perché proprio adesso? Io cerco anche di darmi un'idea e entro un attimino nella sfera del complottismo. Sono convinto che quello che vi sto dicendo appartenga proprio alle linee guida della teoria del complotto. Io sono anche un po' a disagio, no, a parlare di queste cose, ve l'ho sempre detto, a maggior ragione della Superlega, che credo che sia l'argomento di dibattito inerente allo sport più, non lo so, variabile, astratto di tutto, perché non abbiamo mai avuto un regolamento ufficiale, non abbiamo avuto mai delle linee, cioè, difficile poi parlare di queste cose qua. Parlo di complotto, però parto da lontano, e cioè A22, che è questa azienda, agenzia che si occupa del progetto Superlega, invece è addirittura vogliosa di portare la UEFA in tribunale per confermare queste minacce smentite invece da Juventus. Allora cerco di radunare un po' tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane. Patteggiamento della Juventus inerente al filone stipendi e partnership. Sappiamo che si è concluso tutto con 718.000 euro di ammenda, nessun punto di penalizzazione e Juventus che ha completato all'interno di questa stagione sportiva tutti gli iter inerenti ai processi sportivi nazionali. Attenzione però che, come avevamo riportato qualche settimana fa, qualche giorno fa, c'è una notizia che è passata un pochino sotto banco, diciamo così, perché inerente a una figura che faceva parte Juventus, ma ora non più, e dato che comunque noi siamo un canale che tratta la Juventus, cerchiamo di focalizzarci più sulla squadra, più sul calcio, ma Andrea Agnelli non ha patteggiato. Andrea Agnelli andrà a processo il 15 di giugno, quindi tra 8 giorni ci sarà questo processo che comunque vedrà Andrea Agnelli protagonista. Ora,
Io sono rimasto stupito, devo dire la verità, da quella che è stata la manovra legata al patteggiamento sul filone stipendi, perché mi aspettavo una penalizzazione forte, non mi aspettavo che Juventus potesse uscirsene tranquillamente con una multa da 718.000 euro. Secondo me è stata una vera e propria fortuna per la Juventus, visti i precedenti, vista come si era messa la situazione legata al plusvalenza, che nella mia testa era qualcosa di molto più tranquillo. Invece sul filone stipendi temevo che potesse esserci qualcosa di più, quindi me la sono portata a casa. Ho detto vabbè, se dobbiamo fare la media tra i due processi non abbiamo fatto giustizia, ma alla fine, se proprio vogliamo, non so, qualche punto in più, qualche punto in meno, questo ovviamente non lo saprò mai, anche perché sono cose che vanno come sempre fuori dalla sfera calcistica, cercano di essere collegate ma non parlano esattamente di calcio queste cose qua. E quindi ho detto semplicemente, dai, avranno fatto un accordo all'italiana, si saranno messi d'accordo e fine così. Questa notizia invece della Superlega mi fa pensare soprattutto perché nelle ultime settimane abbiamo letto anche un'altra notizia che ci aveva lasciato un po' di sasso. Gravina è stato nominato vicepresidente della UEFA. Ora, lì per lì questa cosa non aveva molto senso, però cerchiamo di metterle tutte in fila. Gravina vicepresidente UEFA, e comunque con incarichi FIGC. FIGC che si occupa della parte relativa ai processi sportivi per la Juventus. Juventus che si vede azzerare il CDA, e ovviamente la figura di Andrea Agnelli non va a patteggiare all'interno di questa finestra che si era aperta e questa possibilità, e va a processo sportivo. Chi era il fondatore della Superlega, uno dei fondatori della Superlega, o comunque, come dicevamo nel video di ieri, la persona che più di tutte dentro Juventus voleva spingere il progetto Superlega? Andrea Agnelli. Il fatto che oggi Juventus abbia detto che potrebbe uscire, e molto probabilmente a questo punto uscirà, questa è la lettura che do a quel comunicato stampa, perché sennò vai a smentire anche la volontà di uscire. E questa volontà di mettere mani avanti del tipo no no, ma guarda che la UEFA non ci ha mica minacciati, guarda, ci mancherebbe altro. Però intanto la Juventus ha patteggiato, Agnelli no, Gravina in UEFA, capo Ceferin. Mi sembra quasi una sorta di accordo che si erano portati dietro sul filone legato agli stipendi, d'accordo, niente punti di penalizzazione, d'accordo, ti fai la conference, d'accordo, la prossima stagione non te la tocchiamo. Però Agnelli va a processo, però voi uscite dalla Superlega. E a mezzo stampa, a livello comunicativo, smentite eventuali ritorsioni, ricatti, perché ci stiamo venendo incontro, ci stiamo facendo un favore a testa, siamo tutti contenti di quello che verrà fuori adesso, tutto perfetto. Ora qua andiamo a scomodare anche un pochettino, secondo me, dei discorsi sepolti al giorno d'oggi, che sono anacronistici, ma che nella testa di chi ha vissuto Calciopoli, quindi il 2006, sono concetti sempre freschi, ne avevamo parlato anche nel video di Calciopoli. C'è questa teoria, sempre, io oggi faccio veramente il video sulla teoria del complotto, che si basa su dei detti non detti, informazioni ufficiali, ufficiose, dette, passaparola. Sono cose che non sapremo mai, banalmente, perché sono cose che a mezzo stampa solitamente non escono. Ma si diceva che all'epoca la Juventus fu pugnalata dall'interno, lo stesso Moggi che anche a Report riporta questa cosa qua, perché dentro la famiglia Agnelli c'era questa volontà di fare una sorta di cambio a livello di impostazione, dato che era scomparso Agnelli, chi sarà poi l'erede, chi andrà a prendere che cosa, e quindi questa rivalità tra John Elkann e Andrea Agnelli. Sono passati anni dal 2006, ora è il 2023. Ma vuoi vedere che ancora una volta dentro la Juventus, questa volta, dato che è comunque di Exor, che fa parte della famiglia Agnelli e della famiglia Elkann, ci sia stata questa volontà, si sia preso al volo questa opportunità? Tradotto, la Superlega era un progetto di Andrea Agnelli, non di John Elkann. E ora che c'è la possibilità di fare terra bruciata intorno a quello che è stato il passato di Agnelli, perché non prenderla al volo? Perché non cogliere questa possibilità? E attenzione anche alla figura di Massimiliano Allegri, che è stata una figura fortemente voluta da Andrea Agnelli. Da settimane, da giorni vi ripeto che se ci sarà il cambio in panchina, e ancora non abbiamo conferme da parte di Juventus vere e proprie, e nemmeno da parte di Allegri, io aspetto quelle, non le indiscrezioni giornalistiche, dipende da John Elkann. Se John Elkann decide di tirare fuori degli altri soldi per un altro allenatore che rimane a libro paga senza allenare, allora ecco che si può andare in quella direzione lì.
E se anche il progetto Superlega, ovviamente ripeto, siamo in una teoria del complotto, stiamo toccando vette elevatissime, quello che volete, ma se la volontà di Elkan oggi è azzerare quello che è stato il ciclo Agnelli alla Juventus, la figura di Massimiliano Allegri è la prossima che verrà toccata e che verrà allontanata dalla Juventus. E questo ve lo do per certo, se questa cosa è vera. Non sappiamo se è vera oppure no, però ci va in quella direzione lì, seguendo questo filo logico. Io dico solo una cosa in questo momento, che questo non è un complotto, è una riflessione che mi sento di fare a cuore aperto, perché io sono tifoso della Juventus, bellissimo tifare Juventus, amo questi colori, amo questa maglia, questa storia, però ragazzi io da qualche anno, devo qui anche sul canale, da tifoso della Juventus e da content creator, devo parlare di cose che non sono inerenti al calcio, devo parlare di processi sportivi, devo parlare di posizioni politiche, devo parlare di amicizie, di rivalità, di antipatie. Queste cose non devono essere legate al mondo del pallone, sono di riflesso, ma non possono essere gli argomenti principali. Io me ne sono accorto quest'anno, ragazzi, io me ne sono accorto con quello che è successo alla Juventus quest'anno, che c'è stata anche una crescita dei numeri. Ed è un dispiacere che questa crescita dei numeri non sia stata finalizzata ad un evento sportivo, a un fatto che la Juventus, cavolo, quest'anno è andata talmente bene che... No, questo aumento dei numeri è dato dal fatto che si parla di altri argomenti che sono diversi dal calcio. Io non vorrei mai che si fosse arrivati al punto che il calcio stia iniziando ad annoiare il tifoso, perché a maggior ragione, come dicevo ieri, secondo me oggi la Juventus deve ripartire dalla dirigenza, deve ripartire dagli uomini, dalle persone che vanno a formare la Juventus. E dato che da troppi anni la Juventus è un'azienda vera e propria e non una squadra di calcio, servono in questo momento delle persone dentro la Juventus competenti dal punto di vista sportivo. Facile, facilissimo, bisogna rimettere il pallone al centro del villaggio, perché in primis la Juventus è una squadra di calcio. Poi è un'azienda, poi è una società quotata in borsa, poi è una società che dà da mangiare alle famiglie, poi è qualcosa social. Dopo però, la Juventus è una squadra di calcio, cioè rimettiamo il calcio al centro del discorso, a partire dalle persone che compongono la Juventus, ai piani alti, dove c'è potere decisionale, perché davvero negli ultimi anni stiamo parlando troppo poco di pallone. Ragazzi, troppo poco di pallone. E questa cosa dà fastidio. Dato che ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31, ieri parlavo con Juventino a Parì, mi diceva, guarda che sembra quasi che la Juventus, che gli Elkan stiano preparando la cessione della società, della squadra Juventus. È vero. Ma io non ve lo dico da oggi. Qualche mese fa ero Juventibus, mi avevano fatto proprio questa domanda e io ho detto, io non sarei stupito di una cessione della Juventus. E tutti, boom, occhi aperti. Ma come? Cosa dici? Ma la famiglia, gli Elkan, il centenario? Sì, ragazzi, è vero, ma io non do per scontato che tutto sia eterno. Cioè, guardo Berlusconi, guardo Moratti, guardo i Sensi. Cioè, quante squadre italiane sono sempre state legate ad un nome, a una famiglia? Poi le cose cambiano semplicemente. Le cose cambiano e oggi forse, se non c'è nemmeno quella volontà di inseguire determinati progetti, come poteva essere la Superlega o banalmente come la Juventus stessa, non ha senso portarlo avanti perché è la storia. Ha senso darlo in mano a qualcuno che ha più entusiasmo, più voglia. Che attenzione, non significa che io sia qui a dire no, voglio che vendano la Juventus, anche perché, ripeto, Exor negli ultimi anni, ragazzi, senza Exor Juventus non è messa bene, anzi, ma proprio no, perché mettere quasi un miliardo per cercare di limitare gli errori dirigenziali che ci sono stati fatti negli ultimi anni, non credo che John Elkan o Exor siano stati contenti. E ancora una volta si va in quella direzione di, secondo voi Elkan è stato contento di dover mettere 700 milioni di euro per coprire la gestione di Andrea Agnelli? Per me no, per me assolutamente no. Quindi siamo arrivati all'interno di una sfera che ci porta a pensare che comunque anche tutte le cose che sono successe negli ultimi 6 mesi le abbiamo chiamate giustizia, io le chiamerei più politica. E non lo dico da oggi, lo dico dal giorno zero. Andatevi a vedere il video che ho fatto con Lello, Chino e Davom, il giorno in cui scale le motivazioni, e vi dico, ragazzi, sentenza politica. È finita qua, sentenza politica. Ci sono degli interessi maggiori di un altro tipo. Cerchiamo di andare sulla parte del campo, molto velocemente. Alexandro, si tenta la rescissione contrattuale. Nel caso pronto il Galatasaray, che è interessato anche a Zaccaria, Arthur e McKennie. Questo ci dice Gianluca Di Marzio. Io ripeto, secondo me in questo momento
ha poco senso parlare di mercato, anche se il discorso legato alla recessione consensuale di Alessandro, secondo me, potrebbe essere sensato, perché la Juventus potrebbe in questo momento andare in quella direzione lì. Si parla anche di un'eventuale ultima spiaggia per chiedere a Rabiot un rinnovo, vediamo cosa succederà. Però ragazzi, io vorrei davvero rimettere la Juventus nella concezione di parlare di pallone, parlare di calcio, perché l'altro giorno un ragazzo mi ha fatto un commento molto profondo, mi ha detto: io amo la Juve, amo questi colori, amo la squadra, amo la maglia, amo tutto, però io non sto più capendo chi sto tifando, perché nella mia testa io dovrei tifare la squadra, ma sono troppo in questo momento allontanato dal concetto, dal pensiero di squadra. Cioè io mi ricordo 10 anni fa, andavo allo stadio perché volevo andare allo stadio, perché mi divertivo andare allo stadio, perché era bello andare a vedere la partita di pallone. Cioè, ma banalmente, vi faccio un altro ragionamento: se avessi dovuto iniziare negli ultimi 2 anni a fare questo mestiere, non l'avrei mai fatto. Perché? Perché io sono partito con la volontà di parlare di calcio, e arrivato a un certo punto mi sono ritrovato costretto ad abbracciare altre cose perché volevo parlare di calcio. Ma questa non è mica la mia passione. Cioè, la mia passione non è mettermi qui a parlare di processi sportivi, di parlare di Superlega, di parlare di bilanci, di parlare di milioni di euro di copertura, di aumenti di capitale. Cioè, queste cose, lo dico per l'ennesima volta, non l'ho mai nascosto, non mi appartengono, anzi mi fanno anche un po' schifo. Poi capisco che il calcio stia andando in questa direzione qui e mandi giù il boccone amaro. Perché? Perché ami talmente tanto lo sport, il pallone che rotola, che ti fa andare bene anche queste cose. Però io capisco se di tanto in tanto ne devi parlare, se diventa gli argomenti principali e unici di discussione, c'è qualcosa che non va, perché il calcio viene messo sempre di più in secondo, terzo, quarto piano. Negli ultimi anni veramente la Juventus di calcio ha parlato molto molto poco. Ragazzi, fatemi sapere le vostre riflessioni qui sotto nei commenti, spero di non avervi annoiato con appunto la teoria del complotto, l'ho chiamata così perché non mi viene in mente nient'altro. Un abbraccio e alla prossima.